Sono ripresi questo lunedì i lavori della ditta Scamoter per la conclusione delle opere che renderanno agibile lo svincolo da e per Vertova sulla provinciale della Valseriana. Signor Sindaco, è il caso di dire finalmente, forse ci siamo? Beh, direi proprio di sì, in realtà è venuta più lunga di quanto ci si aspettava. Durati era stato il primo punto ancora del nostro programma elettorale della passata amministrazione, quindi sono passati più di 5 anni e finalmente oggi ormai è questione di una quindicina di giorni, non di più, dovrebbero essere finalmente completati e questo famoso, ormai è diventato famoso svincolo per Vertova dovrà essere finalmente reso disponibile alla popolazione di Vertova, ma dico e continuo a ripetere soprattutto anche poi anche per Fiorano e per Cozzate. Una vicenda, quella dello svincolo, che ha impegnato l'amministrazione per molti anni in quanto costellata di contrattempi e conseguenti interruzioni. Vari vicissitudini hanno poi fatto slittare, ricordiamo la più conosciuta prima, le beghe ancora per quanto riguardava tra la precedente amministrazione, non la mia, quella ancora precedente, tra provincia e comune. Poi i lavori finalmente definiti con questa rotatoria che è poi l'attuale progetto e poi tra gli elementi che aveva fatto slittare e fermare i lavori per circa un anno era questo ritrovamento di elementi inquinanti che si teneva inquinanti durante lo scavo. I lavori dovrebbero essere abbastanza veloci e consentire l'apertura in tempi ravvicinati dello svincolo, di grande utilità anche per i cittadini di Fiorano e di Colzate. Beh, io credo che ormai si tratta proprio veramente, anzi dovrebbe essere una quindicina di giorni. Noi abbiamo ipotizzato a metà del mese di settembre di fare proprio di inaugurare lo svincolo e di riaprire finalmente lo svincolo in tutto e per tutto.